È un Taranto tutto cuore quello che batte il Catania per 3-2 allo Iacovone, colpo d'occhio d'eccezione nell'impianto del Rione Saninella. Ci sono circa 5.000 spettatori che supporteranno gli ionici anche nel momento più difficile, quello in cui il Taranto subisce due gol dai catanesi. 4-3-3 dal primo minuto si vede sul terreno di gioco Italenga come punta centrale, si torna all'antico. Come detto, tanti gli spettatori, ma soprattutto il supporto della tifoseria tarantina incessante per tutto l'arco del match. La prima occasione è per il Taranto che prova a farsi vedere in avanti proprio con Italenga che controlla il pallone, il destro viene neutralizzato dall'estremo difensore Sala. Al 14° il Taranto passa con un pallone che arriva dalle parti di sinistra, il cross verso il centro respinto male dalla difesa del Catania, il colpo da maestro è quello di Peppe Giovinco. Tiro in sforbiciata al volo, pallone che bacia il palo e termina in rete, Taranto 1, Catania 0. Nel replay riavvicinato il gesto tecnico di Giovinco, la botta che bacia il palo e termina in rete. Il Catania però si fa vedere in avanti al 19°, c'è praticamente un 3-2 con Ceccarelli che se ne va sulla destra, pallone per Russini a tu per tu con Chiorra, bravissimo a deviare il pallone miracolosamente in corner. 21°, ancora il Catania incessantemente in avanti dopo il gol dello svantaggio, cross per il colpo di testa di Provenzano da buona posizione al lato. Il Taranto però prova a farsi nuovamente vedere dalle parti degli Atenei al minuto 29 con un'azione da parte di Pacilli, bravo a servire Civilleri, c'è il tiro d'esterno, finisce a lato anche questo. Minuto 40, Civilleri serve Pacilli, siamo all'interno dell'area di rigore, il tiro viene respinto dalla difesa catanese che non si accorge però dell'arrivo di Labriola, traversa da parte del centrocampista ionico, pizzicata. Nella ripresa il Taranto raddoppia, Giovinco è bravo a vedere in area di rigore, in piena area, Civilleri, il suo destro batte l'estremo difensore del Catania, Taranto 2, Catania 0, ci sono le proteste da parte degli Etnei per un presunto fallo da parte di Giovinco sul difensore etneo, ma l'arbitro convalida la rete. Il Catania però reagisce pochi istanti dopo. C'è un pallone che Giovinco non riesce a mantenere, l'arbitro considera regolare questa spinta. La sfera va dalle parti di Sipos che riesce a superare Granata e Zullo con un velo e poi batte Chiorra in uscita, 2-1, partita riaperta. Il pareggio del Catania è maturo dopo un'azione su punizione, infatti la sfera riesce ad arrivare all'interno dell'area di rigore, Zullo commette fallo su Moro, l'arbitro indica il dischetto e rigore sanzionato dal signor Longo di Paola, il fallo sembra essere abbastanza netto. Si presenta proprio Moro che calcia e mette dentro il suo 14° gol della stagione. Taranto 2, Catania 2, partita riaperta definitivamente. Il Catania più volte cerca di portarsi in avanti, ma il Taranto con Italenga un pallone d'oro che potrebbe servire per il appena entrato Sant'Arpia, ma nulla da fare. Allora è il Catania a farsi nuovamente vedere in avanti con questa azione prolungata sull'out di destra, sul palo del portiere c'è Russini, colpisce di testa, miracoloso, nuovamente Chiorra. L'arbitro dà 6 minuti di recupero, a metà di questo, angolo di Marsili, colpo di testa di Franco Belloc, 3-2, esplode lo Iacovone, esplode tutta la panchina del Taranto, sono 3 punti pesantissimi per i rossoblù che dopo 2 sconfitte consecutive tornano a vincere ancora in casa e questa volta è uno Iacovone che sembra togliersi qualche sassolino sulla scarpa rispetto alla partita di 20 anni fa. Sopra la scarpa ma anche dentro, così come a terra Franco Belloc può esultare per il suo gol che vale 3 punti. Il Taranto adesso avrà un giorno in più per preparare la partita di Castellammare di Stabia, senza dimenticare però il doppio giallo a Granata e l'espulsione al 95°. Su punizione successiva non accadrà più nulla. Taranto, come detto, batte Catania 3-2. Lunedì prossimo in diretta su Rai Sport ci sarà Juve Stabia Taranto.
soltanto un posticipo al lunedì sera con la formazione delle Vespe che arriva con un punto conquistato contro il Catanzaro.